Italia da gustare. Un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordetti. Nel nostro salotto Evelina Flacchi, nutrizionista, e tutti i giorni su Rai 1 è sempre mezzogiorno. Evelina, qualche consiglio? Cercare di variare, scegliere cibi gustosi ma con cotture leggere, e nella giornata magari privilegiare anche un solo piatto. Ormai, merito anche ai tuoi spazi televisivi, sulle riviste, eccetera, eccetera, ci stai istruendo. Sì, l'ideale appunto è imparare a non mangiare tutto nello stesso giorno. Quindi facciamo delle scelte intelligenti in modo da evitare gli eccessi calorici, gli eccessi di grassi, gli eccessi degli zuccheri. Io consiglio anche a chi è goloso, che normalmente fa il bis, di iniziare il pasto con un bel bicchiere d'acqua e una porzione di verdure. Noi ti vogliamo sempre bene, perché tu non riesci mai a dire no, questo non mangiarlo. Sì, perché in senso assoluto non esistono dei cibi che facciano bene o facciano male. È la complessità dell'introduzione delle calorie nella giornata e soprattutto la mancanza di attività motoria, che ovviamente ci obbliga a fare delle scelte di porzioni e di qualità anche di prodotti. Quindi se riusciamo a poterci permettere dell'attività, ecco, fisica, perché siamo abituati a farla o perché dobbiamo farla, è chiaro che qualche caloria in più la possiamo anche inserire. Insomma, dobbiamo ritagliarci anche questi piaceri della tavola. Come la definiresti? Sicuramente con gusto, ma dando anche a questo momento la possibilità di esprimersi con amore, perché sappiamo che il momento in cui cuciniamo è anche un momento di dono, di amore per chi ci sta vicino. Con Evelina Flacchi è tutto, al prossimo appuntamento.